Una bella partita e un bel traguardo. Diciamo che è andata bene, anche sempre con tanti problemi di ragazze che arrivano in ritardo, come è stato tutto l'anno, però loro non mollano mai, chi c'è gioca sempre alla grande e siamo terzi, miglior terzi di tutti i gironi, quindi andiamo ai playoff con una graduatoria buona, diciamo, dai. Quindi una stagione soddisfacente? Sì, molto, perché è un gruppo che, come dicevamo già all'inizio dell'anno, quasi nuovo, quasi totalmente nuovo, che lavora tanto in palestra negli allenamenti e quindi poi si vede poi i risultati in partita. Sono ragazze che posso dire che non mollano mai. Playoff verrà giocata contro? Playoff adesso bisogna andare a vedere gli altri piazzamenti, comunque siamo la migliore terza di tutti i gironi, quindi faremo molte partite in casa, su 5 partite ne faremo 3 in casa e andiamo a giocarcela. È stata una partita sofferta? Sì, tra tanti alti e bassi, essere una squadra significa anche quello, superare tutti gli ostacoli insieme. Abbiamo viste tante, siamo arrivati alla fine, un buon risultato, abbiamo dato il massimo, siamo contente. Come ti trovi al Pallavolo Castellamonte? Una bella società, ormai è 2 anni che gioco qui, siamo tutti uniti, siamo una grande famiglia e niente, mi trovo molto bene. Un po' di apprensione per i playoff? Sì, però secondo me se giochiamo come sappiamo fare possiamo cavarcela. Il punto di vista dell'allenatore su questa stagione? Direi che a prescindere volevo parlare dell'anno in generale, che abbiamo avuto un buon anno. Siamo forse riusciti a creare un ottimo gruppo e questo è importante, perché sicuramente la resa è nettamente migliore nel momento in cui c'è un buon gruppo. Certo, abbiamo avuto qualche piccolo problema di numero, perché abbiamo poche ragazze, abbiamo avuto qualche defezione, però abbiamo visto che in realtà quando giocano ce la mettono tutta. Come avete visto, penso stasera, hanno fatto di tutto per poter vincere la partita. Questo è quello che siamo riusciti a ottenere quest'anno e io sono soddisfatto delle ragazze e sono soddisfatto anche del clima che si è creato all'interno del gruppo. Questo è fondamentale, perché la pallavolo, oltre ad essere uno sport fisico, è anche un po' uno sport di educazione e di preparazione alla vita delle ragazze. Lei è il primo anno che allena nella società Pallavolo Castellamonte, e come si trova? Io 2 anni fa avevo fatto l'under 18 in un gruppo che era Castellamonte, il Rivarolo, Ivrea, avevo tenuto l'under 18, che io venivo da un'esperienza maschile, perché ho allenato per 8 anni a Caluso, la prima squadra, che Serie C a Caluso. E tempo fa avevo anche allenato la femminile, quindi mi piace avere un gruppo di ragazze giovani che possono crescere, ed è quello che è importante, perché in una squadra è importante che le ragazze, oltre a crescere tecnicamente, devono crescere anche di atleta, di essere atleta, perché un atleta è quello che ce la mette tutta quando viene in campo e non sta a guardarsi la partita. The fame.